sempre siano lodati. Diamo la vostra solenne commemorazione di tutti i fedeli defunti che oggi hanno l'occasione di sempre bene per passare un pochino di catechismo della Chiesa, questo senso significato di questo giorno. Ieri abbiamo celebrato la festa dei santi che sono in paradiso, oggi celebriamo la memoria tutti quanti gli anni che corrono sono vissuti da cristiani, quindi Dio battezzato. Ma che prima di accedere alla visione verifica hanno necessità di una sosta di purificazione di quel tra virgolette luogo che la Chiesa ha chiamato purgatorio. Voi sapete che poi un sacerdote se celebra solo una messa non può prendere intenzione, e come quando il Papa celebra una messa dominicana, il Papa la domenica deve celebrare con il popolo che gli ha affidato sotto pena di peccato mortale. Così se ogni sacerdote celebra una messa sola deve applicarla per tutti i fedeli defunti, perché purtroppo ci stanno tante anime, ahimè, che aspettano il 2 novembre perché nessuno si ricorda di loro e vanno avanti con un suffragio l'anno per le messe celebrate, insomma, in questo giorno. E cosa vuoi si può fare? C'è da 2 o 3 messe, la seconda deve applicarla secondo le intenzioni del Papa e nella terza può prendere un'intenzione o nelle messe comuni. Questa è la disciplina della Chiesa. E chi ci va in purgatorio e perché c'è il purgatorio? Ricordiamo bene il catechismo, no? Il purgatorio ci va perché è morto in stato di grazia di Dio, grazia di Dio per il peccato che ha commesso, ma non ha ancora sufficientemente purificato la sua anima, quindi non sarebbe in grado di accedere immediatamente alla visione. Cosa succede al purgatorio? Il purgatorio succedono due cose che non le possiamo capire molto bene, perché noi qui sulla terra le viviamo non come lo vivono in purgatorio. Primo, c'è una sofferenza enorme, molto più grande della nostra, perché quelle anime che hanno intravisto per Dio una giudizio particolare lo desiderano tanto e ancora non possono vedere. Questa è la Chiesa, la chiamata la pena del danno. Noi non ci rendiamo conto di questo, perché chi di voi alzi la mano non dorme la notte o sta adesso disperato piangendo perché ancora non vuole Dio, non vuole morire? Mani alzate? Non ci sono. Ma noi questo non lo facciamo, sapete perché? Perché non ci rendiamo conto di quello che è questo mondo. Perché se poco poco ci rendessimo conto, staremmo come stanno le altre donne. Se leggete gli scritti di Santa Teresa d'Avila, bellissimi, Santa Teresa raccontò tutti quanti i gradi straordinari, diciamo così, che Dio molte anime. Uno ha la visione intellettuale della Santissima Trinità. Io ho studiato, cerco di capirci qualcosa, ma non mi rendo neanche io conto che cosa si chiama. Che cosa succede? Che è la massima forma di conoscenza possibile che si può avere su questa terra. E interiorizza una tale nostalgia di Dio che passa le giornate a piangere e chiede al Signore di cambio al più presto possibile la morte, non perché è malato, non perché vuole morire, ma perché non vede l'ora di andare a ciò che ha appena intravisto. Questa è la realtà. Noi non ci rendiamo conto, ma capite, cioè, per queste anime è allucinante, capite? È una cosa che proprio consuma in continuazione, perché si rendono perfettamente conto di quello che Dio è e non vedono l'ora di raggiungerlo. E capite, è come quando uno tende verso un obiettivo che poi viene ribattuto indietro. Oltre a questo, c'è quella che si chiama la pena del senso, cioè delle sofferenze. Si parla del fuoco del purgatorio e di altre cose che servono a purificarci dai peccati commessi in questo modo. Noi dobbiamo sempre ricordare, guardando questo crocifisso, che l'ingresso del peccato nel mondo chiede la sofferenza espiatrice per essere distrutto. Questo ce l'ha dimostrato il crocifisso, e questo è quello che accade anche nella nostra vita: non c'è nessuno che può stare sul pianeta Terra, nessuno, neanche i grandi attori cantanti, nessuno, senza prendersi qualche croce. Poi bisogna vedere come se la rende possibile. E perché è possibile? Perché la sofferenza è il salario del peccato, perché che sia meritoria, noi dobbiamo accettarla, accoglierla e offrirla, non ribellarci e non bestemmiare contro Dio per essere un male all'inferno, dove soffrono bestemmiando contro Dio.
cosa si può fare per queste armi, questa cosa è importante. Allora, loro pregano per noi, loro possono pregare per noi, però ecco quello che la Chiesa ci domanda, le armi comuni loro non possono fare niente per se stessi, perché finita la vita terrena cessa anche la possibilità, insegna la Chiesa, di meritare per sé. Cioè se noi oggi siamo qui non ci facciamo qualcosa di noi, questa è una buona cosa che ci fa crescere l'amicizia con Dio. Possa essere una giornata di gioia, di sollievo per questi
di partire